diverse istituzioni alpinistiche in tutti gli angoli della Terra. Qui stiamo parlando di tentare di fare un passettino ancora più in là nelle grandi avventure del mondo verticale. È una bella sfida tecnologica, perché sul manuale di istruzioni c'è scritto che funziona meno fino a 0 gradi, meno 5, e invece la facciamo funzionare anche a 5 gradi sotto 0. Ci sono solo degli accorgimenti, non c'è fatto. Very nice. Tomorrow? Up. Up. Acclimatization. Look. Very rare to find practically who likes to film and take photos. Very rare. Ashwada anna miral mu'minin aliyyum waliyullah. Siamo al campo base del Nanga Parbat, abbiamo già passato 3 notti, ne passeremo ancora 2, e alle mie spalle là è la vetta del Nanga Parbat 8125. Siamo venuti qui diversamente dai programmi iniziali per i problemi ormai noti che il nostro cargo non è arrivato, tutto il materiale alpinistico non era a disposizione, era addirittura ancora in Italia. Fortunatamente qualcosa avevo con me nel mio magazzino qui a Islamabad e siamo venuti qua per fare acclimatamento. Ieri siamo andati anche a 4500 metri, domani andremo ancora fino a 5000 e poi scenderemo e il giorno 7 voleremo in elicottero fino al campo base del Broad Peak e del K2. Devo utilizzare sia le videocamere che le fotocamere. La videocamera che ci sta sorprendendo per efficacia è l'HV10, è la più piccola videocamera in alta definizione al mondo. Lo vedete, è già collegata al computer perché sto montando il filmato che vi manderò oggi. E molte volte aggiungo al filmato anche delle fotografie, la macchina fotografica della Canon G7, quella che sto utilizzando. Ovviamente tutto questo è bello, fantastico, vi dà la possibilità di essere qui un po' con me, però ovviamente bisogna ringraziare questi, quelli della Turaya. Se non ci fosse la connessione satellitare flat che mi permette di mandare 10, 15, 20 mega di file al giorno, ecco, tutto questo, questi video, queste fotografie rimarrebbero ancora qui e voi le potreste vedere solo quando torno a casa.
a quasi campo 2, abbiamo portato su tutta la roba e un'altra tenda, gas, fornelletti, cibo, tutto. Poi siamo tornati giù, adesso qui a campo 1 a dormire, domani 2, dopodomani 3. We are around 7,000 meters, 7-1, and here is country. Yeah, yeah. 10 meters. 10 meters only. Everything is okay, we sleep in camp 2. Now we leave here a deposit, and we go down to the base camp because it's coming bad weather. Yeah. Good morning, Kako. Good morning. How are you? Good. Good sleeping? Yes, but was windy and cold. Yeah, very cold. Yesterday, and hard job. Strong windy, yeah. Arrivo dei portatori, ma non so se il meteo ce lo concederà. Seventeen days of bad weather. Yeah, because why they don't give me one day of good weather, 2 days maximum. Ciao, questo è il messaggio di giovedì 22. Oggi è anche il compleanno di mia figlia Martina, a cui faccio gli auguri. E come vedete alle nostre spalle il K2 e anche tutto intorno è ancora brutto, soprattutto in alto è molto ventoso, oggi è 110 km orari. Domani dovrebbe essere il giorno bello, un giorno solo. E vogliamo usarlo per andare su, se riusciamo a prendere la nostra roba e portarla giù. Non ci piace lasciare in giro porcheria. Cercheremo di farlo sperando che sia veramente bello domani. Noi quattro siamo quelli che abbiamo resistito 2 mesi qui nel Karakorum, eravamo solo noi. È stata dura, molto dura, però siamo soddisfatti, contenti. Siamo arrivati a campo 3, ma soprattutto abbiamo dimostrato che è possibile anche con un piccolissimo gruppo avere degli obiettivi ambiziosi. Sarebbe bastato un giorno in più di quel tempo, saremmo andati in cima, ma con i se e con i ma non si fa niente. Vi ringraziamo per averci seguito e state pur tranquilli che questa non è la prima e ultima spedizione invernale piccola, ce ne saranno delle altre. Ciao, grazie.